Scusa, allora io sospendo la diretta No, no, Presidente, chiedo scusa. Se non le dispiace, io qualche minuto fa avevo chiesto la parola. E noi non possiamo, sospendere la diretta nel momento in cui andiamo a fare le valutazioni politiche di quello che è accaduto. Mi sembra un atto assolutamente non di equilibrio e conoscendo invece il suo senso di equilibrio, credo che lei abbia adottato una scelta affrettata. Io credo che chi ci segue, presumo soprattutto i giovani, chi ci segue abbia il diritto di sapere quali sono le valutazioni politiche che la Commissione, nella sua unanimità o nella sua maggioranza, ritiene di dover fare. E se il documento è quello che ci è stato sottoposto, Presidente, parlo della risoluzione numero 24. Io le preannuncio il voto contrario del sottoscritto, quindi a nome del mio gruppo, proprio perché si tratta di un documento scritto dalle orsoline, con rispetto per le orsoline, senza alcun riferimento alle responsabilità politiche e neppure rispetto a quelle tecniche che pure sono state evidenziate in queste due appassionate sedute di commissione. Allora, o il documento viene integrato nella parte dispositiva, o altrimenti non è, questo è il mio giudizio, Presidente, un documento che può essere votato perché non c'è alcun concreto richiamo alle cose che sono state dette e che lei ha voluto venissero dette proprio per avere prontamente convocato queste due sedute alle quali abbiamo partecipato. È un documento inaccettabile dal punto di vista politico, che assolve il governo, che assolve la direzione generale, che non dà alcuna assicurazione ai giovani sui tempi e sugli impegni che il governo stesso intende assumere e, come si direbbe dalle mie parti, acqua fresca. Abbiamo bisogno dell'acqua fresca, ma con l'acqua fresca non si fa la politica e soprattutto non si costruiscono processi formativi e costruttivi. Grazie.